Bentornati, raga, qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, come ben avete sentito da mille cazzo di altri youtuber, io ho avuto un piccolo problema personale in questi giorni, quindi non ho potuto portare contenuto in tempo, ma poco interessa, ragazzi. Parliamo subito dei nuovi aggiornamenti che usciranno martedì nel nuovo DLC, ragazzi. Il DLC del 26, per chi non lo sa. Martedì uscirà un DLC, ragazzi, su GTA 5 Online. Iniziamo con le parti del DLC più interessanti. Quindi vi farò un video un po' più corto, ragazzi, ma dove vi porto le cose più importanti di questo DLC. Finalmente GTA forse sta cambiando, non lo sappiamo. Vedremo insieme cosa sta succedendo. Ragazzi, come ben sapete, Caio Perico è la fonte di guadagno per eccellenza su GTA 5 Online. E sinceramente, sembrava anche strano che non avessero fatto ancora niente. Quindi, ragazzi, novità su Caio Perico: nerferanno il Caio, ragazzi. Ci sarà la possibilità di fare Caio Perico ogni 2 giorni di gioco, ragazzi. Quindi ogni ora della vita reale nostra, ragazzi. A questo punto possiamo parlare, regà, dell'oppressor. Ragazzi, l'oppressor è una cosa che attendevano un sacco di giocatori, ma hanno fatto secondo me, un errore di tempo. Perché mi vai a nerfare l'oppressor? Ma poi mi attivi la possibilità di fare le vendite, porca puttana, in privata. Quindi tu mi nerfi l'oppresso, che era quello che cagava il cazzo per fare le vendite, e poi mi fai fare le vendite in privata? Io non so cosa pensare, ragazzi. Quindi parliamo di cose serie. Nerferanno i missili. I missili diventeranno, ragazzi, come tutti i missili normali di questo gioco del cazzo, che se magari noi facciamo una virata un po' stretta, giriamo un po' più stretti, quelli andranno dritti. Quindi sarà molto, ma molto più facile scappare da questi missili. Con una macchina basta che magari mentre correte fate marcia indietro e il missile andrà a vuoto, regà. Finalmente invece hanno deciso di dare un pochettino di gioia a quell'affare scheletrito chiamato Sparrow, ragazzi, perché porca finalmente la madosca, abbiamo la possibilità di mettere i flare o i chaff su quell'affare striminzito, che non tutti hanno capito le potenzialità di quell'affare, perché veramente, ragazzi, va a bomba. I missili sono infiniti. Ci mettiamo una mina e i chaff e quell'affare è un mezzo da combattimento. Comunque sia, ragazzi, è veramente una bomba. Finalmente avremo i chaff su questo mezzo. A questo punto vi posso iniziare invece a raccontare della cosa, ragazzi, della cosa, ripeto, più grande che potevano fare su questo cazzo di gioco. Hanno tolto il KD. Ah, finalmente GTA non è più classificabile come gioco competitive, ragazzi, perché GTA non è un gioco competitive, perché tu che puoi andare in God Mode, tu che puoi usare i proiettili esplosivi, incendiari su gente che magari è rango 2, non li può comprare, bla 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 bla. Non è un gioco competitive, assolutamente. Quindi hanno tolto la possibilità di fare il KD in lobby, ragazzi. Quindi a questo punto cosa servirà KD? Raga, semplice, il KD sarà classificato solo nelle attività. Finalmente potremmo essere, tra virgolette, competitivi nelle attività. Diciamo di sì, diciamo di no, perché come ben sapete basta entrare nell'attività tipo nei deathmatch con 8 cose sulla testa e già le cose cambiano. Comunque sia, KD disattivato, ragazzi, in lobby. Come ultima e la cosa penso più sensata e non sensata a seconda di come hanno fatto loro i procedimenti, perché sono cose che dovevano esserci già da tempo strutturate in questa maniera, ma pensano solo alle farfalle, quelli di Rockstar, quindi non ne ho idea. Parliamo di questo, ragazzi. Le vendite ufficio CEO
Nightclub, bunker, ragazzi, qualsiasi vendita. Regà, finalmente la possibilità di farle in una sessione privata. Ma c'è sempre l'inghippo. Per chi vuole lo stesso giocare nelle pubbliche, fare le sessioni private nelle pubbliche, avrà la possibilità di farle con un guadagno extra, ragazzi. Quindi non vi state ad ammazzare, ma che palle, io volevo rompere il cazzo a quello che fa quello nella pubblica, perché potete farlo lo stesso. Anzi, chi venderà in pubblica, ragazzi, potrà avere un bonus. Come ultimo video, ragazzi, che sto schiattando di caldo, sto pezzando, vedo l'ora di finire questo fantastico editing, vi parlo del caso Bogdan. Perché vi voglio parlare del caso Bogdan? Perché, siccome voi ben sapete, hanno aumentato del 50% i guadagni dell'attività degli appartamenti, ragazzi, quindi quelli che stanno all'interno, appartamenti, i vecchi colpi di Lester, e anche i guadagni di qualsiasi attività. Quindi, con questo aggiornamento, il Bogdan, ragazzi, sarà una bomba, perché noi potremmo glitchare il Bogdan guadagnando 1.700.000, e ragazzi, il Bogdan è il colpo più semplice che esiste. Quindi, ragazzi, io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, sostenete Xavix, iscrivetevi, spicciate la campanellina e sbada bam, regà, al prossimo video. Buona visione.